me pare che insomma il Fratelli d'Italia sia in ottime condizioni, siccome Fratelli d'Italia diciamo è una colonna, la colonna del centrodestra, non fosse altro perché siamo sempre rimasti solo nel centrodestra, mi pare che vada bene. Il test delle amministrative all'orizzonte, ma anche gli equilibri in coalizione sui quali chiama a raccolta gli alleati, come sulle regionali in Sicilia, e poi lo stato di salute del centrodestra pugliese, a partire da quello dei Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni torna a Bari al fianco di Raffaele Fitto, stavolta per tenere a battesimo la scuola di politica voluta dall'europarlamentare salentino e alla sua prima tappa. 6 lezioni, 2 al mese, dall'agricoltura all'energia, e lei relatrice d'eccezione con il copresidente del gruppo europeo dei conservatori, il numero 2 del Parlamento europeo e il presidente della Fondazione Tatarella Giubilei. Coerenza e competenza, le parole chiave che l'ex ministro per gli affari regionali tiene a blindare, ma anche l'obiettivo della costruzione di una classe dirigente. Noi stiamo lealmente sostenendo tutti i sindaci uscenti del centrodestra, stiamo dando il via libera dove ci sono proposte serie e diciamo credibili che vengono portate avanti. Per noi far vincere il centrodestra è sempre una priorità, credo, come ho detto nei giorni scorsi, che la domanda vada piuttosto fatta ad altri, perché noi ancora aspettiamo il via libera di alcuni partiti della coalizione su sindaci uscenti di Fratelli d'Italia, così come aspettiamo il via libera dei partiti di centrodestra, per esempio alla ricandidatura di un governatore di centrodestra in Sicilia, Nello Musumeci, quindi sono gli altri che devono dire se per loro la priorità è far vincere il centrodestra o piuttosto, diciamo, frenare la crescita dei Fratelli d'Italia.